Oggi si presenta qui a Serra San Bruno un nuovo progetto di turismo sostenibile. Serra e il Parco delle Serre fa parte di questo progetto. Beh, sullo sfondo abbiamo la Carta Europea sul turismo sostenibile. Lo dicevo qualche mese fa, il Parco delle Serre è sempre più convinto che attraverso l'ambiente si può fare turismo. E lo fa cercando di coinvolgere l'intero territorio, i 26 comuni del parco, i 26 borghi, applicando anche una regola che è quello del, diciamo, del turismo trasversale, che è quello appunto che si avvicina alla ciclovia. La ciclovia è 545 km di ciclovia che la Calabria detiene e che oggi si pone a livello nazionale come una delle più importanti, addirittura ad annoverarla nel circuito europeo. Il Parco delle Serre ha un tratto di questa ciclovia, la vuole sfruttare perché il turista trasversale vuole vivere a livello spirituale, a livello culturale, il territorio, non come il turista di massa che morde e fuggi e che non lascia nulla sul territorio, ma viverlo in maniera essenziale. L'ambiente che ci circonda ovviamente fa da sfondo a tutto questo. E il fenomeno del cicloturismo sta crescendo negli ultimi anni in maniera davvero interessante. La Calabria, la Regione Calabria voleva giocare questa partita del cicloturismo e lo ha fatto attraverso questa grande infrastruttura che è la ciclovia dei parchi, un percorso ciclabile di 545 km che attraversa quella che noi chiamiamo l'altra Calabria, la Calabria dell'entroterra, la Calabria delle aree naturali, perché la ciclovia attraversa quattro parchi naturali terrestri, tre parchi nazionali, il Pollino, la Sila, poi il Parco regionale delle Serre che oggi ci ospita e il Parco d'Aspromonte. I tre quarti di questi 540 chilometri sono all'interno delle aree protette. Ecco, l'idea era di raccontare quest'altra Calabria, la Calabria dell'entroterra, che non è soltanto paesaggi naturali, biodiversità, ma è anche cultura, storia, perché la ciclovia attraversa 40 borghi, piccoli borghi, borghi che erano stati da sempre trascurati dai flussi turistici. Adesso è veramente sorprendente e soddisfacente per noi incontrare a Caraffa di Catanzaro un gruppo di 10 turisti israeliani, e mi è capitato a me qualche giorno fa, quindi insomma davvero grande entusiasmo anche da parte nostra che abbiamo curato questo progetto. Due settimane fa è stata diffusa la notizia che la ciclovia dei parchi della Calabria è entrata a far parte in maniera ufficiale del circuito Eurovelo, è il circuito delle reti ciclabili europee, quindi da questo momento in poi la ciclovia dei parchi della Calabria sarà promossa anche da una apposita struttura della Commissione europea a livello appunto a livello internazionale, quindi questa ovviamente è una grande soddisfazione per noi, e l'intento della Regione Calabria, che questo progetto ha voluto e finanziato, è quello di andare oltre, visto i risultati che per noi sono soddisfacenti, andare oltre con ulteriori sviluppo di reti ciclabili collegate a questa dorsale che rimane l'impalcatura principale del cicloturismo in Calabria. L'ultima nota che mi piace sottolineare che poche settimane fa eravamo a Lucca a ricevere il secondo premio di Oscar del cicloturismo per il percorso ciclabile Valle del Neto, quindi la Calabria si è collocata in questa occasione fra due colossi del cicloturismo. Il primo posto c'era il Trentino Alto Adige, al terzo posto il Friuli Venezia Giulia, al secondo posto la Regione Calabria con il ciclo pedonale Valle del Neto. Ecco, questo dimostra che la cultura della bicicletta sta crescendo anche in questa regione. Dottor Cariti, quali sono gli obiettivi che la Regione Calabria vuole promuovere per il turismo? Sì, la Regione Calabria sta cercando è conosciuta come regione balneare, ma negli ultimi anni sta cercando di promuovere un turismo diciamo che guardi non solo al mare ma a tutte le bellezze, a tutte le risorse naturali, culturali, enogastronomiche che sono presenti nei nostri territori, che rappresentano il nostro vissuto, la nostra storia ma anche il nostro quotidiano. Oggi a Serra per promuovere e presentare questa ciclovia.
Sì, qui a Serra San Bruno, dove abbiamo un commissario del parco molto attivo, si è parlato di cicloturismo in generale, ma anche si è parlato della ciclovia dei parchi, della ciclovia di recente realizzazione che è quella sul Neto, ma anche di quello che questo tipo di turismo, inteso come un turismo rispettoso dell'ambiente, un turismo sostenibile, può apportare ai nostri territori, anche in termini di presenze, di risorse che possono affluire ai nostri operatori e che possono chiaramente sviluppare le loro attività. Dottoressa Donato, oggi a Serra San Bruno per far conoscere questo progetto Discover Calabria. Allora, Discover Calabria è un brand che ho creato nel 2020 per stilare degli itinerari turistici in Calabria per far scoprire il nostro territorio, sia all'interno della regione, quindi per prendere consapevolezza del valore del nostro territorio, e sia anche all'estero, in Italia e all'estero. Naturalmente partiamo dal turismo outdoor, perché oggi parliamo, il protagonista è il trekking, il turismo outdoor, il cicloturismo, per poi andare su anche altri percorsi, sull'enogastronomia, su turismo di comunità, varie tipologie di nuovi tipi di turismo. Progetto che coinvolge 6 comuni, sono 40 km di ciclopista e hanno come comune denominatore il fiume Neto, e attraversa dei siti bellissimi dal punto di vista, diciamo, naturalistico, paesaggistico, storico e culturale. C'è una zona di protezione speciale, un sito di interesse comunitario dove nidificano uccelli rari, quindi c'è un habitat unico che accoglie le cicogne e altre specie protette. E ci sono 3 castelli, le terme, il fiume, che comunque è navigabile in alcuni tratti per fare attività sportive, e poi la caratteristica più importante, credo, un'enogastronomia di eccellenza, è il fatto che sia un percorso completamente pianeggiante, quindi la può fare il bambino di 3 anni e il nonno di 80.